Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Terzo giorno, l'intelletto. È lo Spirito, lo sentite? Potente soffia sulle vele. Presto raggiungeremo la meta. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Attraverso la vela decidiamo la strategia di navigazione, il modo con cui noi ci muoviamo. La vela ci permette di sfruttare al meglio la forza del vento per andare veloci e dritti verso la meta. Dobbiamo però capire la direzione del vento, intuire i cambiamenti. Questo possiamo farlo grazie al dono dell'intelligenza. La vela è allora metafora dell'intelletto. Il dono dell'intelletto sa costruire le vere strategie pastorali e spirituali. L'intelletto, il secondo dono, non è l'intelligenza umana, la capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati. È invece una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e che suscita nel cristiano la capacità di andare al di là dell'aspetto esterno della realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. L'Apostolo Paolo, rivolgendosi alla comunità di Corinto, descrive bene cosa fa il dono dell'intelletto in noi. Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. L'intelletto permette di intus legere, cioè di leggere dentro. Questo dono ci fa capire le cose come le capisce Dio, con l'intelligenza di Dio. È il dono con cui lo Spirito Santo ci introduce nell'intimità con il Padre e ci rende partecipi del disegno d'amore che Lui ha con noi. È chiaro, allora, che il dono dell'intelletto è strettamente connesso alla fede. Quando lo Spirito Santo abita nel nostro cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno nella comprensione di quello che il Signore ha detto e ha compiuto. E giorno dopo giorno cresciamo nella figliolanza divina. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la prima stella del mattino, tu sei. Torni
lo Spirito Santo che il Signore dà la vita, ti conceda di alzarti ogni giorno e desiderare di scrutare l'orizzonte, di aprirti al soffio della gioia e rimaner forte nelle tempeste della vita. Sia il tuo consolatore confidente, sia per te ancora di salvezza, luce all'intelletto e calore al tuo cuore. Con lo Spirito Santo ti benedica il Padre, meta di ogni viaggio, e Gesù suo Figlio e nostro fratello, via, verità e vita. Amen.